nazionali finiscono in pancia ai partiti, sia la classe media e sia i giovani. Penso politiche tra lui contro il candidato. Non si scontrano delle persone. Qui a questi ballottaggi hanno speso 25 miliardi di euro per metterli in garanzia giovani, in Jobs Act e negli 80 euro. La nostra economia non è ripartita, anzi siamo in deflazione, e nonostante tutto il periodo di crisi che abbiamo vissuto, questi signori non si sono degnati neanche di bloccare le delocalizzazioni di quelle aziende che avevano preso soldi dallo Stato, contributi dallo Stato italiano, con i soldi delle vostre tasse, che hanno permesso di mettervi neanche i soldi in. Poi c'è la nostra, Mario ve lo diceva prima, ma io non voglio ricordare, per carità, il movimento. Quando è stato? Un mese fa? 7 maggio. Esatto, su per giù un mese fa. Sono stato qui in questa piazza e ho detto una cosa semplice: i programmi sono tutti belli, non si differenziano più i programmi. Sì, certo, ci sono delle sfumature, ma se voi voleste votare le forze politiche, i candidati sindaco, per quello che c'è scritto nei programmi, avreste l'imbarazzo della scelta in Italia. Ma ve lo assicuro, anche io mi convincerei di votare qualcun altro se vedessi cosa c'è scritto negli altri programmi. Non è più questo il punto. I programmi ormai hanno imparato a copiarceli, hanno imparato a copiarseli tra di loro. Non è più questo il punto. Il punto è la credibilità di chi li porta avanti. Un programma vale qualcosa se lo porta avanti qualcuno che vale qualcosa. Un programma vale qualcosa se la forza politica che lo porta avanti è credibile, vale qualcosa. Altrimenti ci prendiamo in giro. Perché nessuno vi verrà mai a dire che vuole indebitare il vostro comune, nessuno vi verrà mai a dire che vuole lasciarvi le buche per le strade o vuole tagliare aumentare la retta della scuola di vostro figlio, solo che poi lo fa. E quindi noi non possiamo solo limitarci a leggere che cosa ci sia scritto su un foglio di carta o su un PDF online. Noi non possiamo limitarci più a fare questo, non possiamo più permettercelo. Noi dobbiamo farci una domanda: chi mi sta proponendo il cambiamento ha avuto già l'opportunità di cambiare qualcosa? Se sì e non l'ha fatto, quella persona non è credibile. Io vi chiedo una cosa, ve la faccio io questa domanda, poi passiamo alla nostra idea di paese. Ve la faccio io: che senso ha presentare un programma in cui si dice voglio cambiare tutto se hai governato il comune negli ultimi 5 anni e non l'hai fatto? Perché non l'hai fatto quando l'hai già governato il comune? Io vi chiedo questo, io faccio questa domanda: perché quello che c'è scritto nel programma come faremo non è qualcosa che hai già fatto, eppure hai avuto tutto il potere di farlo già? E questo vale sia per i livelli comunali che regionali che nazionali. Non è questo il punto. Adesso noi ci dobbiamo fare una domanda: chi è che è rimasto credibile in questo paese? Chi è che è rimasto credibile dopo decenni di promesse elettorali? È rimasto credibile chi, secondo me, non ha aspettato una legge per rinunciare ai privilegi della casta? E quelli vi dico che siamo noi, ve lo dico senza falsa modestia. Io faccio il vicepresidente della Camera, potrei utilizzare la mia auto blu e il mio volo di Stato. Non ho aspettato una legge per tagliarmeli, non ho aspettato una legge per tagliare questi privilegi, l'ho fatto e basta. E non sono venuto qui a dirvi che rinunciando alla mia auto blu, al volo di Stato, ho risolto i problemi economici del Paese. Io sono venuto qui a dirvi: dateci l'opportunità di governare questo Paese e le regole che applichiamo a noi le applichiamo a tutti quanti, e dreniamo miliardi di euro dalle casse dello Stato da investire in sviluppo economico e detassazione. Guardate che se fossimo in un Paese che non avesse alcuna opportunità di fare tagli, spending review, eliminazione degli sprechi, io vi darei ragione, cioè vi direi: guardate, andate a votare gli altri, perché quelli che vi dicono beh, non si può fare tutto, non si può cambiare tutto così velocemente, avrebbero ragione.
ma io vi sto dicendo un'altra cosa, che siamo in un paese in cui la corruzione ci costa 10 miliardi di euro all'anno di mancati introiti, almeno, poi c'è chi dice 60, 40, io mi tengo basso. Siamo in un paese in cui solo per la mancata lotta alla contraffazione, cioè i prodotti contraffatti del Made in Italy, il parmigiano reggiano contraffatto, solo per la mancata lotta alla contraffazione ci mancano di introiti 12 miliardi di euro. Siamo in un paese in cui abbiamo 10 miliardi di euro di enti inutili, siamo in un paese in cui spendiamo 12 miliardi di euro di pensioni d'oro. Questi non sono problemi, sono grandi opportunità per questo paese. L'unica cosa che dovete fare è mandare persone libere di poter affrontare questi problemi, e quei problemi diventano opportunità, perché io vi ho raccontato di almeno 40 miliardi. 40 miliardi di euro che possiamo prendere dalle tasse dello Stato e reinvestire in cosa? Vogliamo parlare di pensioni d'oro? 12 miliardi di euro. Cominciamo a fare una cosa culturale in questo paese. Tagliamo i 12 miliardi di euro e diamoli ai pensionati minimi che prendono 300, 400 o 500 euro al mese. Risolviamo i problemi dei pensionati minimi? Secondo me risolviamo un problema ben più grosso, che è la fiducia delle persone nelle istituzioni, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, perché in questo paese nessun pensionato minimo potrà mai credere nello Stato finché uno che prende 400 euro al mese e ha lavorato una vita vede uno che è stato in Parlamento 3 anni e prende 8.000 euro al mese. Non ce la faremo mai a ricostituire il senso dello Stato se non eliminiamo le iniquità e le ingiustizie. 10 miliardi di euro di enti inutili. Beh, prendiamoli, tagliamoli e mettiamoli sull'abbassamento, sul rialzamento dell'età pensionabile. Cominciamo a tagliare la Fornero. Non ha nessun senso dire che dobbiamo ancora alzare l'età pensionabile finché abbiamo 10 miliardi di enti inutili in questo paese che potrebbero permetterci di abolire quasi del tutto la riforma Fornero in questo paese. 12 miliardi di euro dalla contraffazione, mettiamoli sull'IRAP per le imprese, invece di buttarli nel Jobs Act che ha creato solo precariato per i giovani come me, che non hanno più nessuna speranza in futuro di avere un contratto a tempo indeterminato, perché quello che si chiama contratto a tempo indeterminato permette il licenziamento come un contratto a tempo determinato, una vera e propria truffa semantica. Si è parlato tanto degli 80 euro, 10 miliardi di euro. 10 miliardi di euro ci sono costati e poi li hanno rivoluti indietro, ce li hanno dati prima delle elezioni europee e li hanno chiesti indietro a cittadini che avevano l'unica colpa di aver perso il posto di lavoro e quindi guadagnato meno di 8.000 euro all'anno e quindi hanno dovuto restituire gli 80 euro che il governo gli aveva detto di spendere per far ripartire l'economia. Roba da miserabili, da truffa. I soldi ci sono, dove li mettiamo? Nelle misure che vi ho appena raccontato, ma anche in tanti altri strumenti. Ma io non avrei nessuna credibilità qui a venirvi a raccontare sta roba se non avessimo già iniziato noi, come parlamentari, come consiglieri regionali, come consiglieri comunali, a farlo indipendentemente dagli altri. Vedete, io sono uno di quei cittadini che li ha visti parlare nei TG per anni a questi qua. E per anni ci dicevano una cosa bellissima. Dobbiamo tagliare i costi della politica, dobbiamo tagliare gli sprechi di Stato e privilegi, ma finché la legge me lo consente io mi prendo tutto. Era questo il ragionamento. Quando noi siamo arrivati in Parlamento avevamo promesso 2 o 3 cose che si potevano attuare subito, senza la scusa di dire dobbiamo fare una legge, se non facciamo una legge non risolviamo il problema. E quando io vi parlo del fatto che possiamo tagliare gli sprechi anche in un comune come Vimercate per colmare i debiti o per rilanciare il mondo del lavoro, ve lo dice una persona che è in un movimento che lo ha già fatto, ve lo diceva Manlio. Noi in 3 anni abbiamo restituito 17 milioni di euro di stipendi, non è questo il punto. Che cosa ne abbiamo fatto di questi 17 milioni di euro? Li abbiamo dati a giovani e meno giovani italiani, cittadini italiani, giovani o meno giovani, che avevano un'idea di negozio, industria o studio professionale, ma le banche non gli davano il credito. Noi abbiamo preso i soldi dei nostri stipendi, li abbiamo dati a giovani, meno giovani, che avevano queste idee imprenditoriali, e oggi in Italia esistono 2.000 tra negozi, industrie, studi professionali che sono in piedi e sono aperti grazie ai soldi degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Noi questo abbiamo fatto con quei soldi. Ma cosa stiamo raccontando?
Vi stiamo raccontando un'idea di paese differente in cui le banche private facciano le banche private. Gli dobbiamo risolvere qualche problema di conflitto di interesse. Vedo Daniele Pesco qui, che è uno dei nostri parlamentari che se ne occupa di più di questi temi. Bene, le banche private facciano le banche private con delle regole, ma lo Stato deve avere una banca pubblica per aiutare quei cittadini che non sono bancabili dalle banche private. E io sono stato in Germania, in Francia 15-20 giorni fa. Ho incontrato i vertici della KfW e della BP France, che sono due grandi banche di Stato, francesi e tedesche. E queste banche fanno delle cose stupende. Se tu sei un negoziante o hai un'impresa in difficoltà, la banca pubblica francese compra addirittura quote della tua azienda o del tuo negozio per aiutare a rilanciare l'impresa e poi se ne va quando le cose vanno bene. In Italia è esattamente il contrario. Quando le cose vanno bene vogliono il 50% di tasse. Quando le cose vanno male ti mandano l'Agenzia delle Entrate, Equitalia e tutti gli accidenti, gli balzelli di una chiusura di impresa. Equitalia. Noi abbiamo detto più volte che vogliamo chiuderla. Adesso lo dice anche il Presidente del Consiglio, peccato che quando gli presentiamo la proposta di legge in Parlamento ce la boccia sistematicamente. Ma facciamo passi in avanti. Prima eravamo populisti perché noi chiedevamo la chiusura di Equitalia, adesso tutti quanti dicono che vogliono chiudere Equitalia. Benissimo, continuate a copiarci, però copiateci anche nei fatti, per favore, perché noi ormai ne abbiamo piene le scatole delle chiacchiere del Presidente del Consiglio. Io credo che anche in questo comune i cittadini abbiano punito il PD, soprattutto per quello che il loro segretario di partito sta combinando a Roma, con gli annunci ogni giorno di un paese che secondo lui va alla grande, in cui la dittatura dell'ottimismo fa in modo che se tu dici che qualcosa non sta andando bene, sei un gufo, sei uno che vuole il male del paese. Peccato che le nostre famiglie non se la passano bene. 11 milioni di cittadini negli ultimi 12 mesi hanno rinunciato a curarsi per difficoltà economiche, 100.000 emigrati l'anno scorso, è scomparsa una città come Bolzano, abbiamo il calo demografico per la prima volta nella storia da non so quanto tempo, abbiamo meno residenti in Italia e abbiamo seri problemi legati alla bilancia commerciale, perché abbiamo tanti pensionati ma i giovani che emigrano e non riusciamo più a tenere in equilibrio i bilanci dello Stato. Tutta questa roba chi l'ha creata? L'ha creata chi negli ultimi 2 anni soprattutto ci ha raccontato di un paese che lui diceva stesse andando bene, ma in realtà abbiamo un paese da ricostruire in macerie e prima ce ne accorgiamo, prima iniziamo seriamente a metterci mano, senza gli spot e senza le prese in giro del Presidente del Consiglio. E il Partito Democratico sta pagando questa linea di partito a livello nazionale, anche negli enti locali, al di là del singolo candidato sindaco, del singolo sindaco uscente. Allora, se vogliamo andare avanti, se vogliamo andare avanti seriamente, oggi noi abbiamo bisogno di persone che fanno i fatti. Noi su Equitalia ci abbiamo messo la faccia, non sono venuto a raccontarvi che ci hanno bocciato la proposta di legge, sono venuto a raccontarvi che nonostante ci abbiano bocciato la proposta di legge, noi oggi in Italia governiamo 15 comuni e in 10 Equitalia l'abbiamo già messa alla porta, non potrà fare più la riscossione nei comuni dove governiamo. Sono venuto a dirvi che stiamo vicini ai cittadini e facciamo da scudo contro Equitalia. In ogni regione italiana c'è un centro anti-Equitalia che aiuta i cittadini a contestare le cartelle esattoriali pazze con avvocati e commercialisti che gratuitamente si mettono a disposizione dei cittadini. Cagliari è partito circa un anno fa e in un anno abbiamo contestato oltre 6 milioni di euro di cartelle esattoriali che non si dovevano pagare perché Equitalia faceva la furba presentando tasse da pagare che erano già in prescrizione o che non si dovevano pagare, solo che il cittadino a volte si sente disorientato, non sa cosa fare perché pensa: se vado dall'avvocato mi costa, se poi vado dall'avvocato e perdiamo aumentano gli agi, gli interessi e le more, e quindi paga. E di questo si avvantaggia un ente di riscossione iniquo come Equitalia. E potrei andare avanti all'infinito. Io so che voi avete avuto seri problemi di delocalizzazione, anche persone che in questo comune hanno lavorato per anni ad un lavoro, che si erano specializzati in quel lavoro, dall'oggi al domani si sono ritrovati in mezzo ad una strada. Come può aiutarle lo Stato?
Quando un sessantenne che per colpa della Fornero deve aspettare altri 7 anni per andare in pensione viene licenziato e ha fatto per 30 anni quel lavoro, magari su una catena di montaggio o magari in un ufficio, e solo quel lavoro sapeva fare, lo Stato gli dice trovati un altro lavoro, a 60 anni, dopo 30 anni aver fatto sempre la stessa cosa, come lo può aiutare lo Stato? L'Italia può aiutarlo, copiando dagli altri paesi europei, perché negli altri paesi europei se tu perdi il posto di lavoro, lo Stato ti chiama, ti dà un reddito, ti forma, quindi non te ne puoi stare sul divano, se no ti prendi 6 anni di galera, secondo varie leggi europee, ti forma con corsi di formazione, ti chiede lavori pubblici, perché se lo Stato ti dà qualcosa, tu devi dare qualcosa allo Stato, e ti fa una nuova proposta di lavoro per reinserirti lavorativamente. Quello che ho appena raccontato si chiama reddito di cittadinanza e non ha niente a che vedere con l'assistenzialismo, è un programma modernità per il reinserimento e il rilancio lavorativo di questo paese. È un'idea di Stato in cui quando le cose ti vanno bene ti lascia in pace, quando le cose ti vanno male ti viene ad aiutare, e abbiamo il vantaggio che tutte queste cose che sto raccontando qui le hanno già sperimentate, collaudate e sono a regime in tanti altri paesi europei da cui noi non abbiamo niente da invidiare. Noi non abbiamo niente da invidiare dagli altri paesi europei, noi abbiamo soltanto da rubare dal punto di vista delle buone esperienze, delle buone pratiche, e portarle nel nostro ordinamento. E poi c'è tutta la storia delle leggi. Io vi devo confessare una cosa, quando sono entrato in Parlamento credevo che ogni problema di questo paese si dovesse risolvere con una nuova legge. Abbiamo il problema dei palazzi che cadono a pezzi, facciamo una legge sui palazzi che cadono a pezzi, facciamo una legge sulle piazze che hanno le buche, facciamo una legge sui marciapiedi. Poi col tempo ho cominciato a capire un po' che forse ne avevamo fatte troppe di leggi in questo paese, se ne sono fatte troppe nessuno si è preoccupato più di che fine avessero fatto tutte le leggi che venivano prodotte ogni giorno per fare una conferenza stampa e dire di averla fatta, ma leggi col bel titolo, a volte col buon contenuto. E allora ho fatto una cosa con la Camera dei Deputati come vicepresidente, ho iniziato un percorso, un progetto che finirà entro il 2016, che dice una cosa, come si fa in tanti altri paesi. Si fa una legge in cui si dice questa legge raggiungerà 500.000 nuovi posti di lavoro, o questa legge creerà effetti sul PIL per l'1% in più, o questa legge è una legge che combatterà la corruzione. Bene, negli altri paesi come l'Inghilterra, la Francia e la Germania, dopo che fai una legge, dopo 2 anni nominano una commissione in Parlamento per verificare se gli obiettivi di quella legge siano stati raggiunti, e se non sono stati raggiunti la legge viene abrogata, perché voi oggi vi trovate in una tale giungla normativa per cui ogni volta che vi capita una cosa non sapete neanche più quale sia la legge che si applica a quel problema che state vivendo. E forse scopriremo, controllando un po' di più le leggi, scopriremo che molte delle leggi che si approvano in questo paese, che sono o inattuate o disapplicate o applicate male, dobbiamo iniziare ad eliminarle e cominciamo a dare un po' di respiro e un po' d'aria alle imprese e ai cittadini. Penso che stia suonando il gong e per questo mi avvio verso la conclusione dicendovi solo una cosa: noi abbiamo una grande sfida davanti. Non solo Roma e Torino, dove, pensateci un attimo, io vi invito veramente a fare una considerazione a rovescio. Ci hanno detto non avete speranze se non candidate Di Battista a Roma, e Virginia Raggi è arrivata prima al ballottaggio. Non avete speranze se non fate le coalizioni, se non vi alleate, se non fate gli accordi. E qui, come a Roma, a Torino e tante altre città italiane, siamo al ballottaggio contro partiti che hanno 7-8 liste in coalizione. Ci avevano detto che senza il finanziamento pubblico non si facesse politica, e siamo la prima forza d'opposizione di questo paese e l'unica alternativa al governo attuale. Ci avevano detto che se non avevate candidati conosciuti non andavate da nessuna parte, adesso ci conoscete tutti e sta crescendo una nuova generazione di cittadini che entra nelle istituzioni non perché è famoso ma per le idee che professa, per l'idea di paese che porta avanti. Noi guardate che stiamo facendo un'impresa
storica, non per i voti che prendiamo o per i comuni che governeremo o per i risultati elettorali che faremo. Noi stiamo compiendo un'impresa storica perché uno ad uno gli stiamo buttando giù tutti quei luoghi comuni che avevano applicato alla politica per dirvi che voi non potevate fare politica perché era una cosa da esperti, da mostri sacri del Parlamento, da partiti tradizionali con strutture novecentesche e da strutture che dovevano prendere milioni di euro, se no non si poteva fare politica. Guardateci oggi, abbiamo buttato giù tutti quei luoghi comuni, ci finanziamo con i soldi che ognuno di voi sceglie liberamente di stanziare a questo movimento, ci finanziamo con le donazioni liberali, solo il nostro sistema operativo che si chiama Rousseau, che è la piattaforma su cui decidiamo molte cose, ha raccolto nel giro di un mese 240.000 euro con donazioni di 30 e 20 euro vostre. Questo significa che noi abbiamo un solo, unico lobbista che è il popolo italiano, non abbiamo finanziamento pubblico che ci droga, non abbiamo mega finanziatori privati che ci comandano e soprattutto finché ci sarete voi ci saremo noi. Il giorno in cui doveste toglierci la fiducia perché magari ci siamo comportati male, questo movimento non ha chance di sopravvivere. Il rapporto tra coloro che lo sostengono e coloro che vengono eletti è continuo e diretto, è un rapporto di sopravvivenza, perché mentre gli altri dalla loro parte hanno i grandi editori italiani, i grandi gruppi petroliferi, le grandi banche o hanno il finanziamento pubblico a 4,50 euro al voto che prendono, che gli date, noi abbiamo soltanto voi, sostegno, finanziamenti, incoraggiamento, consenso elettorale, è tutto legato alla coerenza e alla credibilità che saremo capaci di mantenere negli anni. Il giorno in cui cominceremo a perdere credibilità terrete più e voi potete dire quello che volete, avremo fatto degli errori, per carità, ne avremo fatti a decine, a centinaia, ma nessuno potrà mai venirci a dire che vi abbiamo tolto un solo euro dalle vostre tasche, vi abbiamo tolto un solo euro dalle casse dello Stato, semmai le abbiamo restituiti, vedi gli stipendi o vedi 42 milioni di euro di rimborso elettorale restituiti. Sia io che lui dovremo rispettare delle regole, perché prima ancora delle leggi, se le forze politiche impongono delle regole ai propri candidati, quelle regole servono a selezionare la cosiddetta classe politica che può dare l'esempio. Noi abbiamo regole fondamentali: se entri in un'istituzione in cui gli stipendi sono troppo alti te li devi tagliare, perché altrimenti perdi il contatto con la realtà con 20.000 euro al mese di stipendio e non sai neanche più qual è il costo del pane, del latte e quali sono i problemi che ogni giorno vivono i cittadini italiani. Due, per candidati devi avere la fedina penale pulita, lo so che dico una cosa ovvia, ma questo è il paese in cui più ne hai più fai carriera, più ne hai più fai carriera, e abbiamo dovuto inventarci una regola del genere, che quando la racconto ai parlamentari degli altri paesi si fanno una risata, lo so che si fanno una risata, ma qui non è così. Qui è un tema serio, la questione morale è stata tradita prima di tutto dal partito che ne aveva parlato per la prima volta, dagli eredi di Berlinguer, quelli che oggi lo vanno ad onorare ma lo tradiscono ogni giorno tradendo il tema della questione morale. E poi c'è l'altra che è stupenda, che è la regola dei due mandati. Da noi se fai politica lo puoi fare al massimo per due mandati elettivi, cioè vieni eletto due volte, poi torni al tuo lavoro se ce l'hai. Se non ce l'hai, hai tutto l'interesse, mentre stai nelle istituzioni, a creare un paese in cui trovarlo un nuovo lavoro, non a farti i fatti tuoi. Se ci pensate, uno dei più grandi problemi di questo paese è stato che entravano dentro le istituzioni e ci volevano restare per 30 anni e sganciavano il consenso dai voti, perché i voti si possono fare in tanti modi, soprattutto se prendi 14.000, 15.000 euro al mese, i voti li puoi racimolare in ogni modo, ma il consenso invece deriva dalla tua credibilità, dalla tua onestà, dalla tua coerenza, e questi valori qui restano nel momento in cui quando entri nelle istituzioni non ti preoccupi di te che stai lì dentro, ma di quelli che sono rimasti fuori, di quelli che ogni giorno affrontano i problemi del paese. E se vuoi veramente lavorare così, devi avere un contratto a tempo
determinato in politica. Devi avere dei tempi, dei progetti, e se non li realizzi te ne vai a casa. Se li realizzi passi alla storia, ma te ne vai a casa comunque, perché stare troppo tempo lì dentro non giova a nessuno. Neanche i santi sopravviverebbero lì dentro per più di 10 anni. Questa è un'altra regola fondamentale che secondo me cambia la cultura del modo di fare politica. Io ci credo tanto perché lo vivo sulla mia pelle ogni giorno. Queste regole le rispettiamo sia io che lui che tutti gli altri eletti del Movimento 5 Stelle, e sono sicuro che anche queste regole tra un po' inizieranno a riconoscerle come uno dei valori fondamentali che portano questa forza politica a esplodere e a smentire ogni volta quello che dicono politologi, esperti. Ad ogni elezione dicono: vabbè, ma è un fuoco di paglia, il giorno dopo spariranno. Ce l'hanno detto nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dopo che siamo entrati in Parlamento, ci avevano detto spariranno, ormai sono alla frutta. 2014, dopo le europee, spariranno, sono alla frutta. Alle regionali dell'anno scorso, spariranno, ma non ne sono tanto sicuro. Oggi vedo un po' di musi lunghi e di bocche cucite. Ma a me non interessa la sopravvivenza del movimento. Io l'ho detto più volte: se Renzi, come io spero, col suo PD dovesse perdere nelle grandi città queste amministrative, io non gli chiedo di andare a casa per il risultato delle amministrative. Io gli chiedo una cosa semplice: cogli il segnale dei cittadini italiani che ti hanno punito e invece hanno preferito il Movimento 5 Stelle, e calendarizza subito in aula l'abolizione di Equitalia, il reddito di cittadinanza e gli aiuti alle piccole e medie imprese. Se non lo farai, vattene a casa, perché non ne abbiamo bisogno di un Presidente del Consiglio che finge di non vedere i segnali che vengono da questo Paese. Segnali sempre più chiari, sempre più chiari. Per me è stupendo quello che hanno fatto Chiara Appendino e Virginia Raggi a Torino e a Roma, dove, come immagino qui, ma loro a livello nazionale si sono beccati una macchina del fango per mesi. È stata una macchina del fango per mesi contro il Movimento 5 Stelle. Ero in Piazza del Popolo l'ultimo giorno di campagna elettorale, prima delle amministrative, prima del primo turno di domenica scorsa, venerdì sera, ero in Piazza del Popolo, c'era una piazza piena, parlavamo dalla piazza e c'erano i principali DG italiani che parlavano del caso Quarto, di un caso di un anno fa. Questi sono ridicoli, e il fatto che la stampa stia perdendo lettori o ascoltatori è legato al fatto che non sia più autorevole, non è più autorevole, perché ha smesso di essere autorevole, è diventata di parte a tal punto che nessuno ormai li segue più, giornali, corti, TG, sono tutti in perdita, in calo. Possiamo in ogni caso farcela, perché nonostante tutto ce l'abbiamo fatta al primo turno, però non ci rilassiamo, mi raccomando. I secondi turni sono anche turni in cui si va alle comunali in periodi, in weekend, ottimi, ideali per andare al mare. Ora, io non vi dico di andare al mare, ma passate un attimo per l'urna, andate per il seggio, andate a votare e poi fate quello che volete quella giornata. Il giorno dopo, se saremo eletti, chiunque sarà eletto, iniziate a controllarlo, perché in questo paese è vero che per 30 anni hanno fatto quello che volevano i politici. Ma possiamo anche dirci che noi abbiamo totalmente rinunciato a controllare cosa stessero facendo lì dentro. Adesso ricominciamo a controllarli. Vale per noi e vale soprattutto per gli altri. Forza, rimercate, ciao! Grazie. Questo microfono è diventato veramente pesante, perché io sono commosso perché Luigi ha dato veramente una grande spinta, ha saputo toccare delle corde che hanno vibrato in tutti noi, hanno vibrato in particolare in me, e non l'ha fatto per professione imparata chissà dove, l'ha fatto perché le cose che ci ha detto le ha toccate, come le abbiamo toccate tutti noi. Questa emozione mi fa passare davanti tutti i vostri volti, tutte le facce che mi guardano, per questo che questo microfono diventa pesante, diventano pesanti sulle spalle, ma l'impegno che voglio mettere per tutti voi e che vi prometto è che ogni decisione che passerà dalle mie mani sarà una decisione che prenderemo insieme, che prenderò con i vostri volti davanti,
voi sarete l'unico riferimento di ogni decisione che prenderemo, perché il movimento ci chiede, ci fa fare questo. Questo è il nostro modello, non è un marchio, è un modello da portare avanti. Vai Francesco! Ci siamo, ce la possiamo fare, non è ancora finita, abbiamo avuto questa grande spinta, ci crediamo, io ci credo veramente che è a portata di mano che possiamo farcela. Tutto sembra impossibile, io sono stato in mezzo alla folla a sentire queste persone, tutto sembra impossibile, finché poi ti alzi, metti mano, cominci a lavorare, trovi delle persone che ti spingono e allora quello che sembrava impossibile, quando qualcuno ci riesce, diventa possibile, il sogno si può realizzare. Il voto è nelle vostre mani, vi aspetto domenica 19, fate la vostra scelta, io la mia l'ho fatta. Ora si può, grazie.